Ciao a tutti e bentornati o benvenuti in questo nuovo video. Come vedete da quest'anteprima sono stata da Primark e da Piazza Italia. Da Primark ho preso questi due pigiamini per mia mamma e sono in cinghia e sono veramente molto morbidosi. Questo ha le stelline come disegno e questo invece è azzurrino con le linee. Le righe, sempre bianche e azzurre. Questo l'ho pagato 13 euro e fa parte dei suoi regali di Natale. Poi non ho resistito e ho voluto prendere questa pochettona gigantesca perché veramente è molto grande. Allora, il prezzo non posso farvelo vedere e vi faccio vedere però com'è all'interno. Si apre in tre parti e vedete che ha la plastica trasparente sia per la parte di sopra, quindi, che quella centrale. E la parte centrale è quella più grande, queste sono le parti più piccoline. Poi si può piegare in questo modo. È un'ottima pochette per i viaggi, per esempio, e per mettere tutto quello che è il vostro beauty, dalle creme ai trucchi, spazzole, qualsiasi cosa. Veramente bella e il tessuto vedete così, un po' in rilievo, color creme. Molto bella, di queste ce n'erano di tutti i tipi con tutte le lettere. Poi ho preso questo, che anche questo è un regalo da attaccare al cellulare, che ha questo cordino con l'occhio portafortuna, simpatico, nero, molto resistente. Ne avevo già uno, questo l'ho voluto prendere appunto per farlo come regalino. Poi ho preso questa palette, anche questo è un regalo e si chiama Prosper. Alla fine vedete sono 12 cialdine e le colorazioni sono così, sui toni molto caldi e per fare anche delle sfumature più intense sui toni del marrone, dell'arancio, dell'oro e il nero, un po' brillantinato. Molto bello anche per gli smokey eye. Poi ho preso questi roller, anche questo uno è mio, uno è un regalo e servono per assorbire dalla pelle l'olio, quindi vanno a rendere la pelle più luminosa e soprattutto toglie quell'effetto proprio che dà la pelle quando è grassa. Spero funzionino bene, ho sentito parlarne bene, quindi li proverò. Anche questo è un regalo ed è un mascara, si chiama Dramatic Lash, è carina, il packaging è simpatico e mi piaceva in particolar modo. Vedete, vegan, cruelty free e dovrebbe fare le ciglia intense e molto scure ed è anche volumizzante. Ho preso poi queste unghie finte, le voglio provare, non ho idea di cosa salterà fuori, ma vabbè, ne proveremo. E mi piaceva il fatto che avessero appunto la punta in argento, questi brillantini, li vedete che si intravedono. E anche questi puntini, diciamo che sembrano dei piccoli diamantini sulle unghie, sono molto carini a vedersi. Poi ho preso questa maglietta termica da mettere sotto le maglie, questa è per mia figlia e era smanicata, ma dovrebbe avere quella copertura termica che mantiene calda la pelle a contatto e il tessuto è molto buono.
Poi mi sono presa questi profumatori, sì, Pink Peony, dovrebbero durare 30 giorni e per la macchina, io li metterò in auto e niente, qui avete le istruzioni, semplicemente deodoranti per l'auto, 3 euro, speriamo bene che durino. Poi arriviamo a questa chicchetta che è una borsina piccola, simil pelle ovviamente, ma la cosa carina è che aveva una taschina, la intravedete qua, non è la solita mezzaluna, ha anche la taschina, è molto morbida, io ho quella in tessuto uguale identica, tra l'altro mi trovo molto bene con quella borsina. Quando sono di fretta devo portare poche cose. Questa anche elegantina perché appunto ha le parti in metallo dorate e diversa da quella che ho già, ma nel caso potrebbe essere anche un regalino da fare. La borsina in pelle l'ho pagata 10 euro, simil pelle. Poi ho comprato questa a 12 euro e dall'aspetto molto molto sportivo, vedete che è arricciata di lato, ha questa arricciatura così con questa parte in metallo che si può stringere ancora di più per renderla più una palletta. È un tessuto molto morbido e adesso vi faccio vedere l'interno. E ha la zip sopra nera, è super sportiva. La zip ha questo laccetto per chiudere, dentro è fatta così, ha una taschina qui e da questo lato ne ha un'altra grande, quindi ha due taschine dentro, ma rimane veramente super morbida. Secondo me è un'ottima borsa da tutti i giorni, però sportiva e da battaglia, direi. Allora, la tracolla è di questo materiale sintetico e ha la parte in metallo argentata. Quindi con Primark abbiamo finito, adesso passiamo a Piazza Italia. Ho preso questo giubbino, è un piumino bianco perché non l'avevo bianco e solitamente io prendo sempre colori scuri, ho voluto un po' cambiare un pochino, l'ho preso così un po' super invernale natalizio, direi, tutto bianco, così sembra di sciare. È corto, arriva alla vita, l'ho provato appunto, è morbidissimo, ha il posto per infilare il dito nel caso, qui nella manica, nel polsino, dentro è nero, vedete? E questa è la marca Padded Jacket. Le taglie vestono abbastanza grandi perché questa è una S, ma io ho solitamente la M, quindi vestono comunque grandi, dentro anche una tasca molto comoda e poi in fondo ha queste chiusure per stringerlo alla vita. Molto molto bello, mi è piaciuto, mi è piaciuta anche la zip così con metallo nero e il cerchietto e questo l'ho pagato scontato perché costava 39, l'ho pagato 35 perché adesso ci sono gli sconti da Piazza Italia, quindi volevo dirvelo, ci sono i buoni sconto da 5 euro, se voi andate ad acquistare ve ne daranno altri da spendere poi dal giorno successivo, quindi fate bene i vostri calcoli perché potete fare anche grossi affari. Avevano tantissime cose, ma appunto io per fretta sono dovuta scappare, non ho potuto guardare bene i maglioni, ma ne avevano veramente un'infinità. È il momento di dare un'occhiata. Questo è il mio consiglio. Spero che questo shopping
natalizio vi sia piaciuto e alla prossima. Ciao a tutti!